Buon pomeriggio a tutti ragazzi, il vostro Tommy che vi parla e che vi porta un nuovo video. Come ho detto nel video precedente, quello dedicato a Pokémon Argento, che tra l'altro è una serie che ho in mente di continuare con vari episodi senza fare un vero e proprio walkthrough, e mi mostrerò attraverso la webcam del mio computer. Come ho sempre detto, ripeto, nel video precedente, ho in mente di portarvi le lotte online del mese di luglio, agosto e settembre, e se ce ne saranno anche quelle dei mesi di ottobre e novembre, se il Pokémon Global Link non si dovesse fermare per una manutenzione in vista di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Quindi oggi che video vi porto? Dal titolo del video avete sicuramente capito che vi porto una gara online, ovvero la gara online del mese di luglio, cioè la gara delle schiappe. Come potete vedere dalla schermata di Pokémon Showdown, è in inglese chiamata la Weakness Cup, cioè la Coppa delle Debolezze. In italiano Coppa delle Schiappe, perché praticamente potevano partecipare quei Pokémon che avessero come minimo 5 debolezze. Quindi tantissimi Pokémon, tra cui Tapu Lele, Tapu Koko, quelli più usati, erano banditi, diciamo così. Infatti l'unico Tapu utilizzabile era Tapu Bulu, perché essendo di tipo folletto, erba, aveva più di 5 debolezze, o 5 debolezze esatte comunque, e quindi il numero di Pokémon utilizzabili era molto ristretto. Io vi voglio brevemente illustrare il team che ho utilizzato, a cui ho dato un titolo, ovvero Scarsi, ma quanto basta, perché nonostante sia chiamata in italiano Coppa delle Schiappe, secondo me è un nome non corretto, i Pokémon utilizzabili erano veramente molto molto buoni. Abbiamo Aerodactyl, Weavile, Chandelure, Crabominable, Whimsicott e Terrakion nel mio team. Questo team è stato progettato inizialmente per far giocare una coppia molto famosa all'interno delle lotte in doppio, e cioè Whimsicott più Terrakion. Purtroppo nella quinta e nella sesta posizione questa coppia, non tanto per caso ma perché è calata nelle gerarchie. Come vi ho detto, ho cominciato a costruire il team da questi due Pokémon. Poi ho aggiunto Aerodactyl, Weavile, Chandelure, Crabominable, ovvero Tailwind nella prima coppia e Trick Room nella seconda coppia. Whimsicott e Terrakion, purtroppo, visto che erano poco forti, mi verrebbe da dire, veramente poco utilizzabili, perché i Pokémon più forti di questo meta molto ristretto erano Weavile, Aerodactyl, la coppia più trovata, più Greninja, che erano tre Pokémon più veloci sia di Whimsicott che di Terrakion. Quindi era obbligatorio con Whimsicott utilizzare il vento in coda, però ce l'aveva allo stesso tempo Aerodactyl, e di conseguenza era veramente una coppia molto molto svantaggiata, quindi molto in difficoltà. Allora andiamo ad analizzare i Pokémon. Aerodactyl di natura allegra, con 252 EVs in attacco e in velocità molto standard, e gli unici strumenti utilizzabili, mi sono dimenticato di dire quindi lo dico adesso, erano le bacche, che diminuivano la super efficacia delle mosse, come la bacca Moia, la bacca la Roselli Berry, che in italiano è la bacca Arcadè, quella che probabilmente non la conosce quasi nessuno, quella che diminuisce la super efficacia delle mosse di tipo folletto. Poi abbiamo la bacca Colbur, la bacca Xan, che non è proprio italiano ma tradotta in italiano per Chandelure, ma ve le mostrerò, e più la Vulneropolizza, quindi il numero di strumenti era più ristretto del numero di Pokémon. Allora abbiamo Aerodactyl con la bacca Moia, per far sì che potesse resistere a un attacco ghiaccio di Weavile, che era praticamente anche più lento, comunque un suo acerrimo nemico, che era sempre One Hit KO, ma grazie a questa bacca Aerodactyl nel 100% dei casi resisteva, e aveva come abilità la migliore in assoluto per un meta come questo, ovvero Unnerve, cioè agitazione, che impediva agli avversari di mangiare le proprie bacche. Considerando che le bacche erano gli unici strumenti utilizzabili, questa era un'abilità perfetta, cioè non poteva essere non utilizzato con questa abilità. Poi abbiamo come mossa Sky Drop, caduta libera, fondamentale per far perdere un turno ad un avversario anche più lento. Poi abbiamo Frana, la migliore mossa per le lotte in doppio. Bodyguard, che è stata non così utile effettivamente, nonostante Aerodactyl fosse insieme a Weavile il Pokémon che si trovava di più, perché alla fine dovevi mettere il vento in coda, subivi il danno,
E poi c'era sempre la Speed Tie, che attaccava prima, praticamente vinceva lo scontro con Aerodactyl e Weavile da una parte e dall'altra del campo, in quel senso. Poi abbiamo Tailwind, quindi quattro mosse standard per un Pokémon molto semplice da utilizzare e molto molto forte. Poi abbiamo Weavile, al quale avevo deciso inizialmente di non assegnare la bacca, ma poi ho assegnato la bacca Arcadè per il semplice fatto che avevo in mente la bacca lotta, non aveva molto senso, perché Weavile debole per 4 sarebbe rimasto debole per 2. La bacca resistente al tipo fuoco l'ho assegnata a Crabominable, quindi negli altri tipi acciaio non si trovava nessuno, quindi era inutile dargli la bacca Babiri. E quindi ho preferito inizialmente 0 bacche, poi la Rosely Berry giusto per comodità, un Magibrillio di Togekiss, una forza lunare di Whimsicott, mi poteva permettere di resistere un colpo e revenge killare nello stesso turno, in quello successivo. Abbiamo l'abilità Pickpocket, che andava praticamente in combo con l'utilizzo della bacca e con l'assenza della bacca stessa, perché Pickpocket, l'abilità segreta di Weavile, dice: se questo Pokémon non ha oggetti, ascoltate bene, ruba lo strumento al Pokémon quando fa contatto con lui. Quindi nel caso avesse colpito il Pokémon avversario con privazione o bruciapelo, avrebbe rubato lo strumento dell'avversario. Effettivamente sarebbe stato meglio utilizzarlo così, però per sicurezza, per non rimanere troppo svantaggiato, ho preferito assegnargli una bacca, ma a posteriori sarebbe stato meglio non assegnargliela per fare in modo che attivasse l'abilità. Quindi bruciapelo, una delle migliori mosse insieme a Frana in doppio, Ice Shard che mi è servita, Icicle Crash, ovvero scaglia gelo per far tentennare, vista la grande velocità di Weavile, era veramente un'ottima mossa questa, e poi Knock Off. E questa, come ho detto, è stata la coppia più utilizzata insieme, e anche nelle lotte normali in doppio dove c'è il meta esteso è veramente, secondo me, una coppia a cui stare attenti, perché è veloce ed è anche abbastanza forte offensivamente. Aerodactyl ha Frana, mentre Weavile ha delle mosse anti-metagame come le mosse di tipo ghiaccio. La seconda coppia, perché questo è un team fatto a coppie, i primi due Pokémon, i secondi due Pokémon e gli ultimi due Pokémon. La seconda coppia è la coppia Trick Room, ovvero Chandelure più Crabominable. Questo Chandelure io lo avevo già portato in un video di sesta generazione, che magari vi linko alla fine del video, se qualcuno può interessare lo potete andare a guardare. Ed è un Chandelure di natura quieta, usato completamente in attacco speciale e con 0 hips in velocità. Chandelure ha una velocità mediocre che va bene sia per il vento in coda che per la distorto zone, quindi ne ho voluto approfittare quella volta e l'ho trasferito anche in settima generazione. Infatti ha Protect fondamentale in doppio, Trick Room, Heat Wave e Shadow Ball. Non ha bisogno di molte spiegazioni, l'abilità è Flash Fire, anche perché le altre due non mi convincevano tanto. E la bacca, come ho detto prima, è la Colbur Berry, che gli permetteva di resistere a una mossa super efficace di tipo buio come privazione di Weavile o Sgranocchio di Tyranitar, che erano due Pokémon molto utilizzati, i migliori due Pokémon buio di questo metagame assieme a Greninja. Il quarto Pokémon è Crabominable, che devo dire è un Pokémon devastante, è stato un Pokémon devastante in questo metagame, perché ogni mossa che utilizzava metteva KO un Pokémon, come potremmo vedere poi nel video, nelle lotte. Le mosse sono Close Combat, Zuffa, Ice Hammer, Martel Gelo e Crabhammer Martellata. Martellata di copertura per i vari Chandelure o... no, Terracchio no, perché devo la tipo lotta, ma gliel'ho messa, mi sa, per quei tipi fuoco che avrei potuto incontrare, come... non mi viene in mente. Comunque mi è risultata utile forse una volta. Lo strumento è Occa Berry, la bacca cao, che permette a Crabominable di subire la metà dei danni da una mossa di tipo fuoco, e Hypercutter, ovvero Ipertaglio. Con tutte le prepotenze che si trovano in doppio, mi sono detto utilizziamolo con questa abilità. In questo modo sono sicuro che una kill a un Pokémon che normalmente subisce una kill da Crabominable riesce sicuramente a farla. Infatti una volta questa abilità mi ha salvato da una prepotenza. Gli EVs sono questi: 252 in attacco, massima potenza, e poi ho cercato di far raggiungere 100 in entrambe le difese a un Pokémon che è abbastanza fragile nonostante i notevoli punti salute. Infatti ho raggiunto con 20 e 100 EVs rispettivamente difesa in difesa speciale, 100 in entrambe le difese, e il resto glieli ho dati in punti salute, quindi 189, 100 e 100 permetteva alla mia squadra di avere un attaccante abbastanza resistente nel complesso.
e queste, come ho detto, sono le sue mosse. Poi abbiamo l'ultima copia, che doveva essere la prima in realtà, ma è risultata essere purtroppo quella più, mi dispiace dirlo, scarsa, che è Whimsicott con la Koba Berry, ovvero in italiano è la bacca, quella che permette di resistere al tipo volante. Anche qui non sapevo che bacca effettivamente dargli, non mi è mai risultata utile, almeno nella console su Pokémon Showdown prima della competizione. Quando l'ho provato invece qualche volta sì. Abbiamo Koba Berry, Prankster, l'unica abilità che Whimsicott può utilizzare, Beat Up per fare in modo che si attivasse 4 volte Justified di Terrakion affinché il suo attacco aumentasse di 4 stadi, Tailwind obbligatorio, Encore obbligatorio su Whimsicott in doppio a mio parere, e Moonblast per fare qualche danno. Infatti questo Whimsicott lo avevo già utilizzato in Pokémon Zaffiro o Zaffiro, non ho mai capito come si pronunci, nel VGC 2016 per fare qualche danno, e infatti lo avevo usato nonostante una mossa sola, tutto in attacco speciale. La stessa cosa vale per Aerodactyl, che ha Frana, unica mossa d'attacco, ma una statistica d'attacco completamente esata. E appunto queste quattro mosse, Whimsicott è un Pokémon molto veloce che poteva trarre vantaggio anche dalla Trick Room, perché i Pokémon più veloci, come ho detto, Aerodactyl, Weavile e Greninja, erano tutti e tre più veloci di lui, quindi era un po' particolare. Poi abbiamo Terrakion, anche lui buona velocità, protezione, Frana, Zufa, mosse abbastanza standard. Justified, come ho detto, per fare la combo con Whimsicott. Paiapa Berry per resistere a un tipo psico, a una mossa di tipo psico, scusate, ovvero psichico di Latios, che alla fine sono riuscito, mi sembra, a incontrare solo una volta. Ha resistito e poi ho fatto tantissimi danni con Frana e così via. E l'ultima mossa di Terrakion era Boato, perché mosse di copertura non mi convincevano molto, nemmeno velo in puntura. Quindi mi sono detto, nonostante il mio Trick Room la mia squadra avesse Trick Room, se mi fosse capitato con questa coppia qui in primis di avere un avversario con distorto zona, Boato, che ha come priorità meno 6 contro meno 7 di distorto zona, avrebbe agito prima e quindi eliminato almeno per un turno dal campo quel Pokémon. Di conseguenza mi sarebbe stato molto utile. Mi è stata decisiva forse una volta, una lotta che vi mostrerò. E niente, ora io direi che dopo questa spiegazione abbastanza chiara, penso, possiamo andare a vedere le 5 lotte che vi ho promesso. Benissimo, la prima lotta vede impegnati i miei Chandelure, Crabominable, Terrakion e Weavile contro una ragazza giapponese, ovvero Tsuyuko. Allora, partiamo dalla premessa che la maggior parte delle squadre era simile, quindi c'era da aspettarsi un po' le stesse mosse, gli stessi Pokémon e anche un po' le stesse strategie. Di conseguenza non bisognava nemmeno stare a predictare tanto. Allora, lei mette in campo Chandelure e Tapu Bulu, io Chandelure e Crabominable, perché avevo visto che tutti i suoi Pokémon avevano una buona velocità, quindi Crabominable sotto la distorto zona del mio Chandelure poteva essere veramente devastante, come ho detto nella team preview su Pokémon Showdown. Lei cambia e mette in campo Tyranitar al posto di Tapu Bulu. In questo modo la tempesta avrebbe sì diminuito i punti vita, però con il campo di Bulu sarebbero ritornati come prima. Ecco qui che si attiva subito la Bacca Cao, che va praticamente a fare in modo che Crabominable possa reggere una mossa di Chandelure e danneggiare abbastanza pesantemente Tyranitar e giù la distorto zona. Avevo previsto che Tapu Bulu sarebbe uscito dal campo per Tyranitar, per non rischiare mi sono detto gioco comunque martelgelo e rischio. Aveva la precisione a 90, però ho preferito non utilizzare Zuffa in predict, ma martelgelo. E diciamo, cerco di recuperare anche qualche secondo perché c'è la tempesta e c'è il campo erboso che praticamente rubano un sacco di tempo. A questo punto era abbastanza facile prendere una decisione, ovvero martelgelo su Tyranitar e palla ombra su Chandelure. La cosa che più mi preoccupava era il fatto che Chandelure potesse avere assegnata una bacca che gli consentisse di resistere a una palla ombra del suo omonimo avversario. Io qui decido abbastanza stupidamente, fatemelo dire, di utilizzare Zuffa. A posteriori sì, stupidamente, perché bastava un semplice martelgelo nel caso ella avesse voluto poi rimettere Tapu Bulu su Tyranitar.
Palla Ombra non va a distruggere il suo Chandelure perché si è protetto e la tempesta imperversa, ma questi punti vita verranno poi recuperati grazie al campo del suo Tapu Bulu, che di solito risulta essere il campo un po' meno utile rispetto a quello di Coco, Lele e Fini. Ma recuperare qualche punto salute secondo me può essere sempre utile. Infatti ho utilizzato Zuffa su Tyranitar perché pensavo che a causa dei punti vita recuperati grazie al campo erboso un martelgelo non fosse sufficiente. Ed ecco che accade ciò che vi ho detto prima, ovvero Prepotenza va intanto a indebolire inutilmente l'attacco di Chandelure, ma ad essere bloccata da Ipertaglio, che è risultata quindi un'abilità molto utile, decisiva, perché questa Zuffa che va a danneggiare al 100% Crocodile riesce appunto a metterlo KO, cosa che con prepotenza non sarebbe avvenuta. Quindi io passo doppiamente in vantaggio, sono in una posizione di 2-0 che non rimane tale a lungo perché questa palla ombra va a fare 3-0. Di conseguenza scopriamo che questo Chandelure non aveva la bacca per il tipo spettro. Scusate. La tempesta e il campo continuano a fare il loro lavoro e la mia avversaria ormai sotto di 3 Pokémon ha poco da fare perché io ho anche la distorto zona a favore e lei Tapu Bulu che è più veloce di entrambi i miei Pokémon. Normalmente Chandelure sarebbe più veloce di Tapu Bulu perché ha 80 contro 75, però avendo 0 IV in velocità e una natura negativa in quella statistica risulta essere più lenta. Quindi Crabominable, Weavile, Aerodactyl e Chandelure contro Shota. Siamo alla seconda lotta e vi propongo in lead una coppia formata da Weavile e Crabominable. Lo scopo era utilizzare Bruciapelo per bloccare uno dei due Pokémon avversari per fare in modo che Crabominable potesse reggere un attacco a causa della sua lentezza e riuscire comunque ad attaccare per mettere KO uno dei due avversari che, rispetto alla sua statistica di attacco, ai suoi attacchi stabbati sono veramente molto molto fragili. Però il mio avversario, per non rischiare, anche giustamente e intelligentemente, decide di proteggersi con entrambi i Pokémon. Greninja quindi da Acquabuio grazie a Mutatipo e all'utilizzo di protezione passa ad essere un tipo normale. Quindi sia uno che l'altro, in particolare Aerodactyl, evitano il bruciapelo, quindi anche l'attacco di Crabominable va a farsi benedire. Il mio avversario successivamente ritira Greninja e mette in campo Tapu Bulu, prevedendo una seconda zuffa. E perciò, come ho detto, Tapu Bulu è stato l'unico Tapu utilizzato, in quanto l'unico utilizzabile, ed era veramente un ottimo elemento. Io decido di proteggermi con Crabominable perché non mi fidavo. Lui mette il vento in coda e io attacco Aerodactyl perché in questo modo elimino un avversario molto pericoloso, ma purtroppo scopro che ha la bacca Moia. Come ho detto prima, questa bacca è importantissima per Aerodactyl allo scopo di resistere a uno Scaglia Gelo o anche a un Gelo Raggio. Di conseguenza, regge il colpo, rimane in campo. Io ritiro Crabominable decidendo di sparare sul terreno di gioco Aerodactyl perché mi sono detto è inutile, sono due Pokémon molto fragili, quindi li posso sacrificare per fare in modo poi di utilizzare Distorto Zona. Qui sono anche molto fortunato perché riesco ad evitare una frana con Weavile, è stato decisivo questo, e a contrattaccare poi. Questo mazzo legno, scusate, di Tapu Bulu era chiaramente diretto a Crabominable che avrebbe sicuramente retto una frana. E con questo Scaglia Gelo faccio dei danni elevatissimi a Tapu Bulu che grazie a una difesa di 115 di base riesce a reggere nonostante la super efficacia. Qualche Tapu Bulu era addirittura utilizzato con la Vulnero Polizza. In quel caso sarebbe stato veramente un problema perché Legnicorna più 2, che dà la possibilità di resistere succhiando i punti vita dell'avversario, era una mossa veramente pesante in un momento come questo. Io con Gelo Scheggia evito che Provocazione di Aerodactyl vada a colpire il mio Chandelure, quindi che vada a impedirmi di vincere la partita, impedendomi l'utilizzo di Distorto Zona, e sacrifico di conseguenza Weavile. Il risultato ritorna in vantaggio per il mio avversario, e con questa Distorto Zona cambio le sorti del match a mio favore. Il campo continua a far recuperare punti salute, io rilancio Crabominable, quindi sta 2 contro 3. E adesso accade una cosa che in distorto zona, a mio favore,
non mi piace fare, ovvero decido di proteggere entrambi i miei Pokémon per evitare il bruciapelo di quel Vivile. Di quel Weavile, scusate. Chandelure, essendo di tipo spettro, immune a bruciapelo, mossa di tipo normale, però ho deciso comunque di proteggere per fare in modo che attaccassero successivamente insieme e facessero nel giro di due turni 3 kill, cioè un numero di kill pari a quello che mi serviva per vincere il match. Non ho voluto rischiare. A posteriori poteva, mi sembra anzi, che avrei dovuto farlo, però comunque questo Tapu Bulu con Martel Gelo sono riuscito a metterlo KO. Purtroppo Chandelure con onda calda non riuscirà a mettere al tappeto Weavile perché attiva la bacca KO. Di conseguenza un colpo, anche se per il rotto della cuffia, resistendo con una bassissima percentuale di punti salute, lo reggerà, e con colpo basso va ad infliggere dei danni molto seri a Crabominable, che secondo me ha resistito grazie a quegli Evs che io gli ho dato in difesa e anche in punti salute, che gli sono evidentemente serviti tanto. Ricordo che colpo basso fa un danno maggiore a chi è molto pesante. Crabominable dall'aspetto sembra molto molto pesante. Entra in campo Greninja, che purtroppo mi sono completamente dimenticato che in questa generazione avesse una mossa di priorità al di fuori di Furtivombra molto molto utile, ovvero Acqualame. Di conseguenza non ho protetto Crabominable. È stato un errore grave perché, come state vedendo, è stato necessario un colpo da 5 danni per metterlo KO. Di conseguenza me lo sono ritrovato in quel posto, perché ho deciso inoltre di non utilizzare onda calda per paura di fallire, soprattutto su Weavile, ma di colpirlo con palla ombra. In questo modo lo avrei messo KO sicuramente, e se avessi fallito onda calda non avrei potuto mettere la distorto zona nei turni successivi, penso. Perché, anzi sì, a vederla sì, perché Weavile immagino non avesse protezione, di conseguenza lo avrei colpito. Sì, sarebbe andata allo stesso modo effettivamente. Era questo, esatto, l'ultimo turno della distorto zona. Lui ha fatto protezione, che non è stata una mossa stupida, perché con protezione, diventando di tipo normale, era diventato immune a una stab di Chandelure, cioè al tipo spettro, perciò a palla ombra. Qui l'immagine si blocca, ma non ho perso nessun frame per fortuna mia, e riesco a rimettere la distorto zona, quindi a ritornare in una buona posizione di vantaggio. Greninja mi fa rimanere a 3 il conteggio di turni di Trick Room, perché in questo turno decide di proteggersi. Onda calda comunque, quando ancora c'era Weavile in campo, era da utilizzare effettivamente, perché avrei causato un chip damage, cioè un danno che poi mi sarebbe stato sufficiente per metterlo KO con questa seconda onda calda. Infatti questo Greninja mi ha fatto penare, perché per due turni ha cercato il congelamento, per fortuna mia non mi ha frizzato, e nell'ultimo turno ha cercato di distruggermi con Acqualame. Adesso si è protetto e quindi mi ha vanificato un secondo turno di distorto zona, cosa molto negativa perché a velocità io perdo nettamente, e con questa Acqualame che ho pregato non arrivasse a 4, perché 4 sarebbe stato KO di sicuro. 2 per fortuna. Qui mi è andata bene, anche se ho pensato me la merito di vincere, perché sentivo di aver giocato meglio, perché alla fine quando Acqualame va a segno più di 2 volte, che è il colpo minimo, 2 significa solamente fortuna, io pensavo di meritarmela perché ero stato insomma abbastanza bravo. La lotta successiva mi vede impegnato con la coppia che avrebbe dovuto essere la prima coppia di questo team, ovvero Whimsicott e Terrakion. Ho deciso di portare questa lotta per mostrarvela, per farvi vedere che tutto sommato non avevo torto quando dicevo che era una coppia abbastanza svantaggiata rispetto alle principali minacce di questo metagame. Whimsicott e Terrakion sono due Pokémon veloci che vedono in questo momento di fronte Breloom e Aerodactyl. Breloom, non potendo tenere il focal nastro secondo le regole di questo metagame, anzi di questa competizione, decido di bersagliarlo immediatamente con forza lunare, allo scopo che non mi potesse addormentare i Pokémon successivi, cioè presenti nel mio team. Basti pensare a Crabominable e Chandelure. Se mi avesse addormentato con Spore a Chandelure, non sarei stato in grado di utilizzare distorto zona, sarebbe stato gravissimo. Breloom va KO, una fortuna è stata anche che non avesse la bacca Arcadè, cioè quella che resistesse
che permettesse, scusate, al Pokémon di resistere a una mossa super efficace di tipo folletto, in questo caso forza lunare, quindi passo in vantaggio, ma questo vantaggio dura poco perché dopo aver ripetuto, diciamo così, Aerodactyl sul vento in coda e averlo reso praticamente inutile, il suo Tapu Bulu, dopo aver evitato anche un flinch da parte di Terrakion, riuscirà con Legnicorno a mettere KO il mio cane leggendario di quinta generazione. Purtroppo Aerodactyl ha evitato una frana che per fortuna ai fini della partita non è stato un miss decisivo, anche perché tutte le partite che vi mostro, anche se lo spoilero, ma immagino lo abbiate capito, sono partite che ho portato a termine con successo e che cioè ho vinto. Io decido perciò di mettere in campo Chandelure e lui ritira giustamente Aerodactyl perché lo avevo bloccato su ripeti di vento in coda, quindi era completamente inutile. Di conseguenza, come nella partita precedente, decido di fare in modo che Provocazione non mi rovini la partita e che quel Legnicorno vada a colpire Chandelure senza la possibilità di essere danneggiato da Pietrataglio o dal flinch di una possibile frana di quel Tapu Bulu. Quindi riesco a mettere quasi gratuitamente la Distorto Zona. Quello che più mi ha sorpreso è stato l'elevatissimo danno che Legnicorno ha fatto a Chandelure, perché resiste, ha delle buone difese, è stato in punti di salute, però gli ha fatto quasi metà della vita. Questo sta a significare che Tapu Bulu è offensivamente un Pokémon devastante, fortissimo. Il suo Chandelure evita palla ombra proteggendosi. Qui effettivamente avrei dovuto predictare, perché questo secondo Legnicorno mi mette nel range quasi di un terzo Legnicorno, che potrebbe equivalere a un KO. Quindi Forza Lunare va a danneggiare abbastanza pesantemente Tapu Bulu, che però recupera perché gli ho fatto parecchi danni. Ricordo che Whimsicott è usato in attacco speciale. Chandelure abbandona il campo perché lui aveva messo Chandelure affinché Fuoco Ardore spaventasse il mio stesso Chandelure e mi impedisse di utilizzare Onda Calda. Però io, avendo bisogno di mettere KO Tapu Bulu, decido comunque di spammare Heat Wave, così Tapu Bulu ci saluta. Entra Aerodactyl, si prende una miriade di danni e anche un burn. Qui sono stato molto molto fortunato e ho risposto al colpo di fortuna che lui ha avuto prima quando l'ho danneggiato con frana, perché con frana e con questa onda calda Aerodactyl sarebbe andato KO, ma non so se lui poi avrebbe fatto le stesse cose. C'è da dire che lo avrevo bloccato su vento in coda, quindi sì, lo avrebbe ritirato lo stesso. Rientra in campo Chandelure, che stavolta non si protegge e soprattutto a mio favore rivela di non avere la bacca resistente al tipo spettro, altrimenti sarebbero stati danni. Con Forza Lunare decido di mettere KO il suo Aerodactyl, che era praticamente un peso morto, perché a meno 2 di attacco Aerodactyl non può più fare danni seri, e io vinco la lotta contro Falcon. Questa era la seconda lotta, andiamo alla terza lotta, che è un po' più particolare. Allora, parte la sfida contro questo ragazzo giapponese, contro questo allenatore, che lancia sul terreno Weavile, anzi no, scusa, mi sono sbagliato, perché tanto sono quelli più utilizzati, che lancia sul terreno Weavile Aerodactyl. Questo sono io, lui, scusate, ripeto, io lancio Weavile Aerodactyl, lui Aerodactyl e Tapu Bulu. Con Aerodactyl contro Aerodactyl era la Speed Tie ciò che decideva lo scontro tra questi due Pokémon. Weavile azzecca il bruciapelo e lo manda su Aerodactyl, quindi io decido di utilizzare caduta libera su Tapu Bulu. Stiamo bene attenti a questo. Tapu Bulu va in aria e quindi non può attaccare nemmeno Aerodactyl perché tentenna. Nel turno successivo lui azzecca la Speed Tie, quindi mi trascina in cielo Weavile e io lancio a terra il suo Tapu Bulu, che guardate, non prende nemmeno metà di vita di danno, e quindi si attiva la Vulnero Polizza, che si attiva quando un Pokémon subisce un danno super efficace. Quindi quel Tapu Bulu era un Pokémon difensore fisico proprio, penso, di natura scaltra. Mi ha sorpreso tantissimo e ha più 2 di attacco e con il campo erboso a vantaggio, utilizzando una mossa di tipo erba come Legnicorno, mette KO scusate, il mio Aerodactyl, recuperando anche tutti i punti salute. Quindi fargli saltare un turno è stato quasi vano, mi verrebbe da dire.
Qui lui decide di proggersi perché a bersaglio singolo Onda Calda molto probabilmente lo avrebbe messo KO e quindi mi lascia gratuitamente poiché il suo Aerodactyl lancia a terra il mio Weavile senza interessarsi di Chandelure, la distorto zona. Io avevo con Weavile attaccato Tapu Bulu con Scaglia Gelo per metterlo KO, non sarebbe avvenuto chiaramente la kill perché tanto la differenza di attacco tra Weavile e Aerodactyl non è tantissima, quindi gli avrei fatto un 60-70%. Lui decide di cambiare Tapu Bulu e di mettere in campo Greninja. Io sono avvantaggiato contro Aerodactyl perché normalmente Weavile è più lento di Aerodactyl, quindi quella distorto zona è più veloce. Lancio uno Scaglia Gelo potentissimo su Tapu Bulu, quasi volendo essere messo KO, però entra Greninja. Nonostante ciò subisce un crit allucinante perché gli tolgo più di mezza vita con una mossa non molto efficace. Con questa frana il mio Weavile salta completamente via. Complimenti al mio avversario perché qui ha predictato, però purtroppo gli è andata male perché Greninja ha subito un danno elevatissimo. Io ho evitato di far subire a Chandelure dei danni perché avevo praticamente in mente di danneggiare l'avversario con Greninja e poi di sacrificarlo per mettere Crabominable, che è praticamente l'opposto di Greninja. Ha un attacco forte quasi quanto quello di Weavile, poco più, ed è lento completamente ma più resistente. Qui Greninja, come al suo solito, decide di cercare un po' di Axe con Aqualame, ma non ce la fa. E con Martel Gelo Aerodactyl salta completamente via dal match, perché come vi ho detto ogni mossa di Crabominable praticamente corrispondeva a una kill. Questa palla ombra di Chandelure ovviamente metterà KO Greninja, perché a questo Pokémon non erano rimasti dei punti salute sufficienti per resistere a una palla ombra. Per resistere infatti dovrebbe aver avuto 90% 100% dei punti salute. Entra in campo Whimsicott dalla parte di campo dell'avversario insieme a Tapu Bulu. Qui succede un'altra cosa molto buona a favore dell'avversario, ovvero una, potremmo dire, una predict, diciamo così. Io decido di utilizzare Martel Gelo su Tapu Bulu, che però per il rotto della cuffia regge e quindi si dimostra al 100% un difensore fisico. E con Onda Calda, che guardate un po', Axe su Axe, il mio avversario decide di evitare con entrambi i Pokémon, altrimenti la partita sarebbe finita qui. Tapu Bulu mette insieme a Whimsicott, grazie a un doppio target, KO il mio Crabominable. Cioè la partita praticamente era finita, cioè io ho rischiato di perderla quasi, perché ha evitato con entrambi i Pokémon l'onda calda del mio Chandelure. Bastava mettere KO uno dei due e la partita era finita. Purtroppo è anche questo il gioco. Il campo erboso permette a Tapu Bulu di recuperare qualche punto salute, però io, avendo ancora la distorto zona a favore e un Chandelure felicemente, o anche tristemente, molto molto lento, con questa onda calda che invece va a colpire in questo turno entrambi i miei avversari, vado a vincere la partita. Ed ora l'ultima battaglia che ho intenzione di mostrarvi è questa, perché abbiamo contro 4 Pokémon che non si sono praticamente mai visti in questa competizione ed è già difficile trovarli nelle lotte normali. Uno di questi è Guzzlord, accompagnato da Claydol, un Pokémon molto particolare, molto difficile da usare visto l'elevatissimo numero di debolezze. Poi abbiamo Abomasnow, che nella maggior parte dei casi lo vediamo in Mega Abomasnow, e Slowbro, già un po' più comune, in doppio un po' di meno, ma rimane comunque un ottimo Pokémon per mettere la distorto zona, viste le sue buonissime difese e anche buoni punti di salute. Il mio avversario comincia in maniera molto semplice, ovvero Slowbro più Abomasnow. Io, non potendo fare moltissimo con il mio team contro questa lead che avevo predictato, decido di tentare un doppio target, fare frana più privazione su Slowbro. Se resisteva potevo sperare di farlo tentennare. Non è successo così. Nel frattempo Abomasnow mi ha utilizzato contro Bora, ma con la bacca moia Aerodactyl ha subito veramente pochissimi danni e ne ha subiti pochi pure Weavile, e il mio avversario riesce a tirare Trick Room. Io la gioco spesso, so quanto è importante il vantaggio che dà. Lui ora è in una posizione di netto vantaggio rispetto a me, quindi i miei Pokémon, oltre ad essere veloci, sono anche molto fragili, però riesco a difendermi abbastanza bene perché il mio avversario
con Abomasnow avrebbe attaccato principalmente con Bora. Mentre da Slowbro non sapevo principalmente cosa aspettarmi, se non un lanciafiamme su Weavile. Invece utilizza Onda Sana su Abomasnow, mannaggia lui, mi verrebbe da dire, perché bastava un'altra frana per mandare KO a Abomasnow, ma purtroppo io dovevo proteggermi con Bodyguard, il mio avversario infatti non se l'è aspettato e ha utilizzato tranquillamente l'attacco Blizzard, cioè Bora. Io con Weavile mando Slowbro in fin di vita e successivamente utilizzo di nuovo Bodyguard perché ho intenzione ancora di proteggermi e soprattutto di installare la Trick Room, ciò che fanno gli avversari quando io utilizzo Distorto Zona, per dire. Quindi qui la mia protezione era più ampia, valeva per entrambi i Pokémon. E niente, la partita praticamente questo turno è uguale al turno precedente. Bora viene bloccata e Weavile con privazione mette KO Slowbro, che anziché avere Pigro ha Onda Sana, che non permette di recuperare punti salute a se stessi, ma a vantaggio del bersaglio. Cioè Onda Sana fa recuperare un 50% dei punti salute al bersaglio rispetto a chi usa la mossa. Quindi Abomasnow dovrebbe aver recuperato intorno ai 95-100 punti salute. Ancora Bora, mi aspettavo, quindi ancora Bodyguard. Il mio avversario stavolta predicta e va di Geloscheggia, che non mette al tappeto Aerodactyl per il semplice fatto che quella Abomasnow sicuramente era usato in attacco speciale, Geloscheggia era solo di utilità. È per quel motivo che Aerodactyl è rimasto in piedi. Entra in campo Guzzlord, che guadagna subito un più uno in attacco grazie alla kill su Weavile per mezzo di Breccia, che è una mossa che sicuramente lui ha messo per questa competizione, vista l'onnipresenza di Weavile in questo metagame molto ristretto, come ho già detto diverse volte. Quindi lui passa in vantaggio rimontando il risultato per due Pokémon KO a 1. Io quindi posso solo mettere in campo gli ultimi due rimasti, cioè Chandelure e Crabominable. La Distorto Zona era già in corso, quindi non mi serve farla con Chandelure, perciò decido di proteggermi e di tirare un martelgelo fortissimo su Guzzlord, credendo di poter metterlo KO. Purtroppo non è così, perché Guzzlord, dati i suoi enormi punti salute, riesce a assorbire un colpo e a mettere KO successivamente, anche grazie al più uno, con peso bomba, il mio Crabominable. E qui mi è cascato il mondo addosso, sì, perché ero sicuro che, essendo Guzzlord, nonostante i punti salute, un Pokémon dalle difese inesistenti, sarebbe andato KO, e invece ha resistito anche dopo due danni di grandine, praticamente a un martelgelo. È stata una cosa incredibile. Finisce la Distorto Zona, quindi posso attaccare più velocemente, stavolta con Chandelure, che nonostante abbia 0 IVs in difesa speciale e una natura che diminuisce la sua velocità, è il Pokémon più veloce in campo. Onda Calda mette KO il fortissimo, potremmo dire, Guzzlord, e fa dei buoni danni anche a Claydol, che è un Pokémon da una difesa speciale veramente molto elevata di 120 punti di base. A questo punto lui rivela Frana, che fa dei danni abbastanza buoni a Chandelure. Qui lui chiaramente ha voluto provare a trovare il flinch. Guardate questa palla ombra che viene retta da Claydol, da quell'ammasso di argilla. E lui ha tentato anche il freeze, che per fortuna mia non mi arriva. E questa grandine alla fine mette termine, potremmo dire così, anche alla partita, perché va a mettere KO Claydol, che era l'avversario più pericoloso tra i due. E a questo punto lui decide di allungare la partita e di conseguenza anche la sua agonia, proteggendo Abomasnow. Io ovviamente vado tranquillo di Heat Wave, anche senza paura che potesse fallire, per il semplice fatto che nonostante il chip damage della grandine, il suo Abomasnow poteva utilizzare solamente mosse di tipo ghiaccio e erba, cioè Bora, una mossa di tipo erba, Geloscheggia e protezione, aveva sicuramente queste. La partita finisce e anche le lotte, come ho detto questa era l'ultima. Adesso andiamo a vedere il risultato. Vi ho portato 4-5 lotte, quelle un po' giocate meglio, quelle più interessanti. Ovviamente i risultati sono stati pubblicati da tipo un mese e mezzo sul Pokémon Global Link. Eccoli qui, sono arrivato 1820esimo con 1605 punti nella classifica mondiale.
e 29esimo, sempre con 1605 punti ovviamente, nella classifica dei giocatori italiani. Premessa, purtroppo, anche se ho costruito il team su Pokémon Showdown e lì l'ho provato e avevo notato che gli altri Weavile avessero colpo basso, io ho deciso di non mettere colpo basso al mio Weavile. Ecco, se io lo avessi fatto, cioè se io avessi insegnato colpo basso a Weavile tramite il Move Tutor della sesta generazione, avrei guadagnato almeno una cinquantina di punti in più, perché la maggior parte delle partite che ho perso, che ci crediate o no, le ho perse perché il mio Weavile non aveva colpo basso, quando in realtà è stato messo KO da tutti gli altri Weavile, poiché quelli avevano colpo basso. Ed è stato un colpo basso, effettivamente, da parte mia, forse alla mia squadra, ma no, sono comunque soddisfatto. Mi è dispiaciuto perché mi ero costruito un buon team e mi è dispiaciuto soprattutto che Whimsicott e Terrakion io non sia riuscito ad utilizzarli nella miglior maniera possibile, quando nel Pokémon Global Link sono risultati, mi sembra, il nono e il decimo Pokémon in graduatoria di utilizzo, quindi tra i primi 10 sono arrivati, mentre io non sono proprio mai riuscito ad usarli. Quindi avrei dovuto cambiarli e mettere Pokémon come Tyranitar, che in realtà prendeva qualunque attacco, non moriva mai in un colpo, per dire. E niente. Allora ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito un altro video di Slurpuff Channel. Io vi rimando al prossimo video e anche a quelli precedenti. Grazie per avermi seguito e buon proseguimento con i programmi di Slurpuff Channel.